Alisson voto 7. Rispetto alle precedenti due partite riceve un solo vero pericolo verso la porta, dimostrandosi ancora una volta come un vero felino tra i pali. È in queste partite che si capisce ulteriormente quanto sia importante mantenere la porta inviolata. Florenzi voto 7. Dribbling, corsa e tanta determinazione. Sono queste le caratteristiche principali della partita di Sandrino Florenzi, che è riuscito a chiudere sempre sugli attaccanti bolognesi e allo stesso tempo a spingersi molto in zona offensiva, proponendo alcuni cross niente male. Fazio voto 6,5. Tra tutti i difensori giallorossi è certamente quello più ruvido e sporco, ma allo stesso tempo è anche tra i più efficaci. Fa sempre sentire il fisico sui leggeri attaccanti ospiti, rischiando solo in un'occasione, ma giocando nel complesso una partita più che sufficiente. Juan Jesus voto 6,5. Se la porta è rimasta ancora inviolata, il merito è senza dubbio anche il suo, che a parte la prestazione col Chelsea ha iniziato il campionato a buonissimi livelli. Sempre tranquillo e puntuale, riesce a fare sempre la cosa giusta senza strafare. Bruno Perez voto 6. L'ampio turnover di Di Francesco lo costringe a spostarsi sulla fascia sinistra, ma a parte un errore di posizionamento riesce comunque a giocare una discreta partita, provando spesso la triangolazione in avanti e qualche dribbling alla brasiliana. De Rossi voto 6,5. Dopo le brutte prove nelle ultime partite si riscatta parzialmente con una prestazione tranquilla e sicura. Spesso riesce a trovare il lancio illuminante per l'esterno offensivo e negli ultimi minuti è bravo ad addormentare il gioco con passaggi tranquilli e sicuri. Pellegrini voto 6,5. Dimostra fin da subito molta intraprendenza in mezzo al campo, correndo dappertutto e cercando in ogni modo di prendere il pallone dal diretto avversario. Conferma ulteriormente di meritare la fiducia che il mister gli sta concedendo costantemente. Strootman voto 5,5. Ancora una volta non riesce ad accendersi in mezzo al campo, sbagliando alcuni passaggi di troppo e rallentando molto la manovra quando invece bisognava velocizzarla. La tecnica rimane indiscussa, bisogna capire se il problema è fisico o mentale. De Frel voto 6. Inizia la partita con tanta voglia di lasciare il segno, testimoniata da un tiro molto potente, purtroppo ben parato dal portiere. Nei primi 45 minuti fornisce anche un assist perfetto per El Shaarawy, salvo poi calare nella ripresa anche per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia. Dzeko voto 6. Per la quarta partita consecutiva non riesce a trovare il gol in campionato, ma la prestazione rimane comunque positiva. Nel primo tempo si sbraccia e sgomita alla ricerca di una buona occasione. Nella ripresa gli annullano un gol e non viene praticamente servito più, demoralizzandosi fino alla fine. Per un attaccante come lui il gol è la vita. Speriamo riesca a ritrovarlo il prima possibile. El Shaarawy voto 7,5. Quando non entra bene in campo è spesso assente dal gioco, ma quando decide di farlo non ce n'è per nessuno. Non si limita solo a trovare un gol fantascientifico, ma si diverte anche a dribblare tutti con grinta ed efficacia, rischiando di trovare il gol anche nella ripresa. Perotti voto 6. Oltre ai soliti dribbling sulla fascia, non combina molto in zona offensiva, ma gli va dato comunque merito di tenere bene palla negli ultimi minuti di pressing degli ospiti. Héctor Moreno voto 6. Entra per uno stanco Bruno Perez, spostandosi anche lui in un ruolo non suo, gestendolo nonostante tutto con tranquillità ed efficacia. Gerson senza voto. Entra come esterno offensivo negli ultimi minuti, recuperando un'ottima palla a centrocampo nel momento di maggior pressing del Bologna. Mister Di Francesco voto 7. Ancora una volta cambia molti degli interpreti della scorsa partita, facendo riposare i vari Kolarov e Nainggolan, ma riuscendo comunque a portarsi a casa il risultato. La sua Roma è cinica e difensivamente attenta, totalmente il contrario dell'etichetta zemaniana che gli era stata data frettolosamente. Alla fine il voto che ho deciso di dare alla squadra è un 6,5, è un voto sicuramente positivo per un'altra vittoria importante con il minimo sforzo e la porta inviolata. La squadra, nonostante le tante rotazioni, dimostra di essere migliorata rispetto alla scorsa partita, anche se servirebbe più finalizzazione per poter stare tranquilli fino alla fine. Per adesso però va bene così. Il migliore del Bologna per me è stato Verdi, al quale ho dato un 6,5. Conferma ancora una volta di avere un livello tecnico superiore rispetto a molti dei suoi compagni, con due lanci nella ripresa da applauso a scena aperta. Nel finale però spreca un'occasione importante per il pareggio e tutti noi lo ringraziamo di cuore. Il peggiore del Bologna per me è stato Pektovic, al quale ho dato un 5,5. Non riesce a trovare spazio contro i grintosi difensori giallorossi, che lo chiudono sempre con efficacia e puntualità. Non era la partita per le sue caratteristiche.
Bene ragazzi, queste erano le mie pagelle personali di Roma-Bologna 1-0. Fatemi sapere nei commenti quali voti avreste dato voi e ovviamente se siete d'accordo con i miei. Ci vediamo domani per un altro video speciale. Un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi.